Bello, capelluto, biondo e nordico, di gentile aspetto. Nordico. E di gentile aspetto. Sì, nordico. Certamente. Com'è l'immaginario degli ultrafani, degli iperborei. Eccoli qua gli iperborei. Come vedete, un vichingo. Come vedete, cari amici, noi siamo sempre legati a una iconografia salvifica. Dopodiché, dopo avervi fatto vedere questa iconografia alla quale noi ci riteniamo veramente legati, ma non per quello che loro credono di farci credere. Di farci credere. Io credo che i credesse che io credette, come diceva il grande Dante. Ma di come questa iconografia serve per far capire la sostanziale falsità intrinseca di certe iconografie. Detto questo, facciamo vedere un'altra cosa. Io ho avuto l'enorme piacere ieri sera di sentirmi il concerto di questo personaggio. Ora, questo mi deve servire per dire una cosa. Oh, questo personaggio qui è un individuo di grande fama a livello internazionale. Come voi potete vedere, suona uno strumento tradizionale giapponese che risale a circa 450 anni fa e che è sempre stato suonato secondo quelle musiche antimelodiose ai nostri orecchi, che sono questi suoni neniosi, sì, giapponesi, e che praticamente stuccano, come dire, dopo il terzo e il quarto stucca. Che cosa ha fatto quest'uomo? Quest'uomo ha fatto il primo pezzo del concerto e ha suonato una monodia dell'epoca, di 400 anni fa, e poi ha fatto tutto un concerto di musica moderna occidentale. Allora, questo è, a mio avviso, l'unico tipo di globalizzazione che noi possiamo accettare. Perché lo scambio di culture, esatto, diverse. Esatto. È veramente è incompenetrabile. Esattamente. Perché salva comunque la cultura preesistente. No, no, questo salva la cultura. La monocultura non è cultura. Quindi dicevo, questo salva comunque la cultura preesistente e dimostra una duttilità notevolissima da parte della mentalità di chi suona e dello strumento stesso. Era assolutamente, guardate, per me, a me piace in senso lato la musica giapponese, però per me è stato veramente un piacere sentire come nelle mani di un grandissimo musicista, uno dei pochissimi rimasti, come dicevano anche alla presentazione, questo strumento qua in Giappone non lo suona più nessuno. Questa è la verità. Perché la progressiva e acritica occidentalizzazione del Giappone colpisce anche questo retaggio culturale. Monocultura. Che è la cosa gravissima. Allora, dicevo, a noi queste cose ci piacciono e le facciamo vedere proprio perché ci servono per dire, guardate, queste cose sono possibili. Poi facciamo di nuovo vedere la nostra bandiera, perché ricordiamoci, cari amici, che questa è la nostra bandiera, senza entrare nel merito per il momento, perché dobbiamo dire altre cose. Comunque, la mettiamo qui perché rappresenta la nostra base. Dopodiché facciamo la solita rassegna stampa. Ah, Sacrofano, dino. Ieri hanno arrestato mezzo paese. È naturale, pare giusto. Il sindaco era già stato messo agli arresti domiciliari già all'altra tornata. Mi pare giusto. Allora, che cosa vogliamo dire? Qui c'è il solito articolo, che ne so, come vogliamo chiamare? Da Don Pirlone, ecco, tipico di Don Pirlone, eccolo, spazzar via, no? Allora, questo è il giornale dei preti. Che Giorgio metodicamente legge tutti i giorni, dichiariamolo bene. Certo. Allora, conoscere il nemico per sorprenderlo. Allora, chi è il vero nemico? Spazzar via il marcio, quale marcio? Beh, siete voi il marcio, c'è sempre stato.
questo è uscito fuori anche grazie ad alcune nostre illazioni, e anzi diciamo subito che alcuni grossi boss che sono stati risparmiati da questa retata, ha detto Marino che seguirà impavido sempremente, allora vedremo che questi boss saranno oggetto di nostre accurate vellicazioni nelle prossime settimane. Glielo diciamo subito, ci mandassero qualche mafioso sotto casa e vediamo chi la vince. L'altra cosa che voglio dire è l'inchiesta in consiglio, cioè il Consiglio Comunale di Roma, una generazione affamata di legalità. Dove? Affamata di legalità. Ma dove? Se ricomprano con un tosto di pane, con un pezzo di pane e due pinoli. Ben inteso, da infilarsi nei culi i pinoli, no? Perché è quella cosa. Allora, ma siete voi, questo giro della mafia capitale non fa capo a individui strettamente legati agli interessi dell'economia della mafia vaticana. La mafia vaticana. Il 90% sono loro, a cominciare dai vari Carminati, dei vari Odevaine, sta gente qui, siete voi, perché dietro a tutte le grosse speculazioni che riguardano Roma ci sono gli interessi economici, ambientali, territoriali, terreni soprattutto, e abitativi, di proprietà della mafia vaticana. La vera mafia è lì, per cui non ci sarà possibilità di redenzione all'amministrazione comunale, gestita comunque laica redenzione, esattamente gestita comunque da catto comunisti, non a caso, perché dietro a tutte queste operazioni... No, ma aspetta, anche avventurieri di qualunque risma e volgarità... Comunque sono legati... Quelli di Sacrofano per la maggior parte erano di destra, tu lo sai... Sì, però è la stessa cosa, cioè non è che quelli di Sacrofano fossero iscritti al PD... o iscritti e qualche altro, sono di quella massa di persone che vengono selezionate sulla base di certi accordi, di certe amicizie, di certe frequentazioni di carattere campanilistico, ma quando io dico campanilistico parlo di parlo di questo tipo di campanile, non del campanile come si del paese come paesistico ho capito comunale, siamo a questi livelli qui, è chiaro, perché i veri interessi, diciamocelo, di Roma sono banche e costruzione, no? Sì. E allora di chi sono? Sono sempre loro, l'hanno inventato loro. E allora scusi, le banche l'hanno inventato loro, come cerchiamo di dimostrare da molto tempo. Gli eletti saranno sempre i raccomandati da costoro, non c'è niente da fare, estirpa questo serpe e l'Italia sarà finalmente libera. Non lo dico io, lo diceva Garibaldi, al quale gli hanno veramente tarpato le mani, il povero Garibaldi. Eppure se c'ha i suoi begli altarini anche lui. Ma mi pare, però rispetto a questo. Esattamente, erano altarini da poco, anche perché lui ha avuto il coraggio e il buon senso di andarsi a ritirare, a far la vita del contadino in una isoletta sperduta. Vorrei sapere chi, dopo quello che ha fatto lui, si sarebbe accontentato. No, ma chi l'ha consigliato di andare lì? Chi l'ha consigliato gli ha detto. Meglio che vai potrebbe, lì. Sì, potrebbe. È meglio che te vai lì, che stai abbastanza tranquillo. Potresti avere un incidente stradale, caduta da cavallo, molto frequente. Allora, qui c'è un'altra cosa, questa è la Repubblica del giovedì 4 giugno. C'è una cosa che ci interessa in maniera particolare. Giovedì era ieri, eh? Sì. Turchia, Erdogan va al voto dichiarando guerra ai giornali. Qui, e questa è una cosa abbastanza interessante, e vedremo quali sono i risultati. Ma non è questo quello che voglio far vedere. È questo qui. Cosa dice Salvini? Pronto a fare il Premier, ho già in testa il mio governo. Quindi vedi che il tocco magico di Mike Buongiorno, manco fosse quello della fatina di Biancaneve. Ma sappiamo bene chi era Mike Buongiorno. Un giorno dovremmo dire esattamente la figura di Mike Buongiorno, come è arrivata al potere, come è arrivata. Era anche un esperto, noi sappiamo tutto di lui, molti lo sanno,
E lui era una persona veramente a modo, perché queste cose lui non le ha mai vantate, oltretutto. Però era anche un grande esperto di comunicazione, questo lo dobbiamo dire. E sapeva valutare le persone, se erano persone degne, così come fa la De Filippi. La De Filippi, quando individua un personaggio che ha l'aplomb televisivo, questo ha sicuramente successo. Allora, il fatto che tanto il Renzi quanto il Salvini siano stati valutati televisivamente, ben inteso, perché Mike Bongiorno non era uno zozzone come il buon Berlusca, e quindi l'ha valutato esattamente per quello che doveva essere, un personaggio televisivamente importante, farà carriera. Va bene, noi lo diciamo adesso. Il signor Mike Bongiorno, quando venne in Italia a seguito degli invasori... No, no, lui c'era prima in Italia. Oh. No, no, allora, vabbè, lasciamo stare. Lui c'era prima in Italia? Oh. No. Ma come no? Lui, durante, nel 44-45, lui aiutava i carcerati come si chiama, al carcere di Milano, che c'era carcerato... San Vitur. Che c'era carcerato anche Montanelli, anzi lui l'ha aiutato a scappare in Svizzera.